Le azioni di società tecnologiche sono sempre estremamente apprezzate dagli investitori e lo sono state per gran parte dell'ultimo decennio. Basta guardare i vari siti internet, i vari forum e un po' tutti gli YouTuber qui che ne vanno a parlare. Le azioni sembravano salire costantemente senza, diciamo, una fine, beneficiando anche di un'economia molto forte, bassi tassi di interesse e uno spostamento verso l'economia digitale che ha dato un impulso alle loro attività. La pandemia poi ha aumentato e ha alimentato la loro crescita, che hanno registrato aumenti della domanda grazie anche alle persone che purtroppo per loro stavano più tempo chiuse in casa. Però, mentre l'economia cerca di trovare la sua nuova normalità e la Federal Reserve alza in modo aggressivo i tassi di interesse per frenare appunto l'alta inflazione, molti di questi, diciamo, piccoli amici, beniamini della tecnologia, sono tornati con i piedi per terra. Anzi, alcuni di loro anche sottoterra. Ne parliamo oggi. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché il vostro amico educatore finanziario AIF e autore del libro Da meno 35.000 € in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato a seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link per acquistare sia la versione cartacea che quella Kindle qui sotto in descrizione. Il Nasdaq Composite ha toccato punti di ribasso fino a oltre il 30% nel 2022. I giganti che ne fanno parte di questo comparto, come Meta, Amazon, Alphabet e Netflix, hanno in alcuni casi avuto esperienze con performance peggiori. Per cui la domanda è se per noi piccoli investitori retail, è ancora il caso di considerare questi recenti ribassi come un'opportunità per trovare valore nelle azioni tecnologiche, o se dovremmo percepirle come un segnale di avvertimento che le cose stanno cambiando. Viene spesso detto che il momento migliore per investire è quando i prezzi sono scesi fino a sottoterra e le persone sono pessimiste riguardo alle prospettive nel breve termine. L'ha detto anche infinite volte il nostro caro oracolo, quello di Omaha, Warren Buffett. Semplice da dire, ma psicologicamente molto difficile per l'investitore retail da portare a compimento. L'incertezza è però in realtà amica dell'acquirente di azioni che guarda a lungo termine, ovviamente se queste vengono scelte con criterio. Allora, cosa bisogna fare? Con i titoli tecnologici che sono stati praticamente presi a pugni da Holyfield e da Mike Tyson, soprattutto quest'anno, alcuni investitori potrebbero essere a caccia di occasioni, ma è difficile sapere se le cose andranno a peggiorare prima di andare a migliorare. A mio parere, con le valutazioni di titoli tecnologici più interessanti rispetto a un anno fa, gli investitori a lungo termine possono o potrebbero comunque iniziare a investire denaro nel settore, ma dato l'ambiente volatile, io non mi ci metterei mai molto con molte persone adesso, perché è meglio perdere un po' di rialzo iniziale piuttosto che prendere ancora una bella batosta che magari durerà un po' più a lungo. Gli investitori più aggressivi magari potrebbero decidere invece di continuare e mediare al ribasso. Detto questo, io non metterei mai tutte le mie uova in un unico beneamato paniere. Le aziende tecnologiche devono affrontare una serie di sfide al momento, tra cui l'aumento del costo del lavoro a causa dell'inflazione, il calo dei ricavi pubblicitari man mano che l'economia si indebolisce e un maggiore controllo delle loro valutazioni a causa dell'aumento dei tassi di interesse. In questo momento ci sono venti contrari che provengono da diverse direzioni e uno magari non sa dove girarsi. Tuttavia, se si investe per il lunghissimo termine, magari cominciare su un ETF che segue il Nasdaq, mediando il prezzo, potrebbe essere un buon modo per avere un impatto psicologico meno aberrante nel caso in cui le cose non dovessero andare proprio come ci si aspetta e dovessero ancora andare male per un periodo di tempo prevalentemente medio-lungo. Ovviamente ricordatevi che questi non sono assolutamente consigli finanziari, ma mie semplici considerazioni personali a scopo didattico da educatore finanziario AIF. In che modo l'aumento dei tassi di interesse ha danneggiato i titoli tecnologici? Le azioni delle società tecnologiche hanno sofferto in parte a causa dell'aumento appunto di questi tassi di interesse. Molte aziende di questo comparto hanno guadagni bassi o addirittura negativi perché le loro attività sono nelle fasi iniziali o stanno investendo con molta speranza di una crescita futura. Con l'aumento dei tassi di interesse, gli investitori preferiscono le società che generano guadagni e flussi di cassa reali oggi e sono meno disposti a pagare le società che potrebbero avere meno utili nel medio o lungo termine futuro. Vedi aziende ad esempio che distribuiscono dividendo che sono molto più apprezzate in questo periodo. A dire il vero, ci sono società tecnologiche che generano enormi profitti qui ed ora e
e alcuni investitori pensano che il mercato abbia punito eccessivamente queste aziende, che molti investitori retail hanno visto per una decade e anche di più essere investimenti per un facile profitto. Dando uno sguardo più da vicino alle azioni FANG, cioè le grandi società tecnologiche Facebook, ora appunto Meta, Amazon, Apple, Netflix e Google, facente parte appunto dell'universo Alphabet, beh, molti di questi titoli sono stati colpiti duramente nel 2022 nonostante fossero redditizi e avessero prospettive a lungo termine ragionevolmente solide e con investimenti per il futuro molto interessanti. Partiamo soprattutto da Meta Platform, società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, che ha avuto un anno difficile con entrate pubblicitarie in calo mentre le spese sono aumentate per costruire questo grande progetto del metaverso. Il CEO Mark Zuckerberg ha affermato che la società si concentrerà sui suoi investimenti ad alta priorità e ritiene che in futuro tornerà a essere una forte crescita dei propri ricavi. Oppure ad Amazon, con il gigante dell'e-commerce che ha riportato risultati deludenti nel terzo trimestre e ha emesso previsioni deboli per il quarto trimestre. La crescita di Amazon Web Services, il business cloud dell'azienda, è rallentata e le sue operazioni di vendita al dettaglio devono affrontare delle sfide che sono in un difficile contesto macroeconomico come l'inflazione, che come ben sapete è elevata, e un dollaro che è stato forte e che ancora un po' lo è. La società afferma di essere focalizzata su iniziative che creeranno una struttura di costi più forte nel futuro. Comunque, se volete approfondire ancora di più l'analisi di Amazon, vi rimando al video del mio amico Davide Disidoro che ne ha fatto un approfondimento coi contro gli occhi. Continuiamo con Apple, la regina un po' del tecnologico, con il suo iPhone e tutte le vendite ad esso correlato, è stato un elemento di spicco fra le grandi aziende tecnologiche del 2022, con le sue azioni che hanno sovraperformato il più ampio Nasdaq Composite finora quest'anno e comunque tutte le altre aziende che ne fanno parte. Nel suo trimestre più recente Apple ha registrato entrate record e risultati EPS che ritiene di essere ben posizionata per un forte trimestre, diciamo festivo, anche se alcuni analisti ritengono che la società potrebbe essere influenzata da maggiori incertezze macroeconomiche e eventi contrari valutari e oltretutto anche dalle varie ripercussioni che ad esempio in Cina o in Russia si possono avere appunto per le tensioni internazionali. Parliamo anche di Netflix, che è il gigante un po' dello streaming e che ha beneficiato del fatto che le persone restassero a casa durante la pandemia, ma ha registrato delle perdite di abbonati o comunque dei guadagni più streaming siti rispetto al passato nella prima metà del 2022. In risposta la società ha annunciato una nuova opzione supportata dalla pubblicità dopo aver affermato a lungo termine che non avrebbe mai inserito pubblicità nella propria piattaforma. Nell'ultimo trimestre dichiarato Netflix ha aggiunto 2 milioni e mezzo quasi di abbonati nuovi e spera di aggiungerne entro fine l'anno, ma lo sapremo con l'ultima trimestrale, oltre 4 milioni nel 2022. Chiudiamo con Alphabet, società madre di Google, che ha avuto entrate pubblicitarie in flessione per tutto il 2022, poiché la sua unità YouTube, quella che mi paga a me ogni mese, deve affrontare la concorrenza di piattaforme più easy e più giovani come TikTok, e gli inserzionisti generalmente riducono le spese a causa dell'incertezza economica. Comunque Alphabet ha affermato di aver affinato un po' la sua attenzione sulle priorità chiave, inclusi i nuovi modi per monetizzare il suo prodotto, che appunto verrà monetizzato credo a febbraio, YouTube Shorts. In ogni caso i guadagni di Alphabet sono diminuiti poiché la crescita delle spese, anche non è solo la riduzione delle pubblicità, ma anche la crescita delle spese, ha superato quella delle entrate. Se guardiamo le azioni tecnologiche, beh, tutte quante hanno subito forti pressioni per tutto il 2022 e alcuni investitori potrebbero essere pronti a dare un'altra occhiata al settore malconcio, ma in fondo è stato sempre così. In un momento come questo gli investitori intelligenti valutano con attenzione quali società hanno un effettivo vantaggio competitivo, un management eccezionale e una serie di progetti preindustriali per il futuro, non per i prossimi anni, uno o due, ma per i prossimi decenni. Se un investitore scegliesse di cominciare ad acquistare azioni di titoli tecnologici, potrebbe iniziare a farlo adesso, come dicevo prima, magari assicurandosi di approfondire molto di più la ricerca senza basarsi su YouTubers, Instagrammers, TikTokers e vari, ed usando il tempo a disposizione per avere una conoscenza cinica e meticolosa delle aziende tecnologiche. Se non si riesce a fare questo, mi dispiace, ma l'investimento in azioni tecnologiche non fa per voi e si dovrebbe magari puntare su un ETF, magari che segue il Nasdaq, che è una migliore soluzione in termini di diversificazione e anche di psicologia. Bene, se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore e per cortesia di fammelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube e anche per me, perché la soddisfazione conta. Lasciami un commento, dammi le tue impressioni in merito e fammi capire quali sono le tue idee per il Nasdaq e per i titoli tecnologici per questo 2023. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessuna pubblicazione successiva, iscriviti, clicca la campanella delle notifiche e ogni video nuovo pubblicato ti sarà notificato.
Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!